Tutto veramente di particolare interesse, credo che abbiamo letto tutti, ma se non tutti, veramente quasi tutti, il tuo libro sulle regole del cammino, riguarda, no, un cammino che tra l'altro io sto facendo in quest'ultimo periodo, che è quello che va da Norcia a Montecassino, il cammino di San Benedetto. Anche qua ricordo che il nostro paese, no, dice al ministro, vinciamo 30-0 su Compostela, San Benedetto patrono d'Europa, quindi lascio a te darci sicuramente tutti i spunti che potrai. A te Antonio, grazie mille della partecipazione. No, allora grazie a voi. Io posso solo appunto portare una testimonianza, nel senso che sono un recente scopritore del valore dei cammini, del cammino in generale. Lo devo anche in buona parte a Monsignor Andreatta, che insieme a un altro amico mi hanno istradato sul cammino di San Benedetto che abbiamo fatto in giugno. E da cui, come hai detto tu, poi è venuto fuori una riflessione un pochino più ampia su quanto anche dal punto di vista metaforico il cammino possa significare per la vicenda personale di ognuno di noi, esistenziale o spirituale, e anche per quella collettiva del paese. Io quello che vorrei dire, che può essere forse utile alla discussione che state facendo, sono due cose molto, molto piccole. E che ho pensato facendo appunto il cammino di San Benedetto, che mi sono venuti in mente per la prima volta facendo il cammino di San Benedetto, cioè il rapporto dell'uomo col paesaggio. Questo è un punto estremamente importante perché noi spesso attribuiamo a questa definizione, a questa parola, a questo lessico paesaggio, un contenuto esclusivamente naturale. Cioè la natura, stiamo in mezzo alla natura, ma in realtà poi quando cammini ti accorgi che la natura ha una traccia così profonda, così stratificata, così antica dell'azione creatrice dell'uomo, che in realtà è storia. Quando cammini appunto da Norcia a Montecassino, passi innanzitutto attraverso una serie di paesi che sono stati al centro della storia europea nel Medioevo, lungo le tracce della nascita del monachesimo occidentale, no? Che si deve appunto a San Benedetto, per questo è stato nominato patrono principale d'Europa, e quindi nel momento di passaggio cruciale dalla fine della grande civilizzazione romana all'inizio di una nuova civilizzazione che poi sarà quella cristiana. Allora, questo punto, ma questo lo leggi sui libri, però poi lo vedi anche, nel senso che non solo lungo il cammino ci sono le tracce fisiche di questo, ci sono appunto i santuari, i monasteri, le grotte dove ha pregato San Benedetto, alcune inserite in una struttura di santuario come il Sacro Speco di Subiaco, altre invece vere e proprie grotte, ancora lì, aperte nel tufo. Scavate a fianco a dove passa un acquedotto romano sotterraneo, cioè questa stratificazione di storia umana, no? Di intervento dell'uomo. Oppure lo vedi anche più banalmente nei campi, no? Quando attraversi i campi con la fioritura, quella è la zona di Castelluccio, lì vicino Norcia, quando attraversi i campi con la fioritura, no? Ogni campo con dei fiori di colori diversi. Quella è la storia dell'uomo, è l'uomo che ha strappato piano piano, diciamo così, la terra, la natura, l'ha condizionata, l'ha coltivata, l'ha arata, cambiando quindi il paesaggio, cambiando anche quello che vedi. E questo è affascinante perché da un'idea di geografia astratta, un po' scolastica, che ognuno di noi ha, è bello anche nel cammino mettere al frutto tutte le tue conoscenze geografiche, seguire, no? Orientarsi, saper leggere una mappa, sono tutte cose molto affascinanti, ma da quella idea di geografia un po' scolastica tu passi a una vera e propria idea di storia, cioè capisci che la geografia, il paesaggio è la storia d'Italia e quindi il cammino è un approfondimento della tua storia, cioè non solo impari a capire dove viviamo, ma anche chi siamo, perché il nesso tra il dove, diciamo, il luogo
e noi stessi, la nostra identità, che è nazionale ma che è anche locale, ed è estremamente locale in Italia, è molto stretto. Questo secondo me è la grande scoperta del cammino, cioè il paesaggio come storia, come lettura dell'azione dell'uomo, dell'azione creatrice dell'uomo nel corso dei secoli. E infine aggiungerei la seconda cosa brevissima, il benessere, cioè l'attività del camminare non solo produce un benessere fisico che è evidente a tutti, è testimoniato da ricerche, da studi e così via, ma induce anche un benessere mentale dovuto al fatto che secondo me camminando si pensa meglio, anzi si pensa, ed è un'esperienza che facciamo ognuno di noi. Io adesso, dopo qualche minuto ancora, dovrò alzarmi e camminare, perché se no mi calano gli zuccheri, il mio cervello comincia a funzionare male. Ognuno di noi quando deve pensare a qualcosa si mette a camminare, e questo probabilmente dipende dalla nostra storia evolutiva. Noi siamo l'unica razza animale sulla Terra che cammina nella posizione eretta, col busto eretto e con la testa dunque tra le nuvole e con gli occhi rivolti all'orizzonte, e quindi l'atto del camminare induce, diciamo, spinge a usare il cervello. Probabilmente è anche il contrario, cioè il nostro cervello si è sviluppato clamorosamente di più all'improvviso delle altre specie animali, forse proprio perché il nostro corpo andava eretto e quindi vedevamo di più, pensavamo di più. Questo è solo quello che volevo dire, mi sembrano due riflessioni che forse possono essere utili alla vostra bella discussione. Grazie di avermi invitato a portarle. Direttore, sono Agostini, ci tenevo personalmente, insieme a tutta l'Agenzia del Demanio, a ringraziarla, diciamo, per questa sua presenza, partecipazione e questo suo illuminato contributo, che ci segnala appunto che i cammini non sono solo fisici ma anche metafisici e spirituali, soprattutto quelli, e ci fa molto piacere, diciamo, questo tema di una progettualità che è legata a rivitalizzare geometrie che servono a recuperare luoghi della storia, dell'identità, della memoria, delle nostre grandi tradizioni, anche pagine di storia diverse sul territorio nazionale, che sono qualcosa di prezioso. E ci tengo a dire che noi la consideriamo un nostro grande alleato e contiamo molto su di lei per aiutarci a diciamo focalizzare e a mettere a fuoco meglio questa iniziativa, che poi è forse l'anima di maggiore contenuto, se vogliamo, culturale e storico-culturale, diciamo, alle iniziative che portiamo avanti. E in questo senso le volevo segnalare che, come Agenzia del Demanio, insieme ai colleghi dei ministeri, abbiamo promosso una proposta nel Recovery Plan, che si chiama Programma Bellezza, che è stato recepito, speriamo che trovi poi finalizzazione all'interno delle azioni che il governo sta portando avanti, per creare, istituire, diciamo, uno strumento nazionale per promuovere e sostenere finanziariamente proprio iniziative di questo tipo, che puntano, diciamo, a preservare e recuperare, diciamo, far riemergere attraverso la valorizzazione dei beni del demanio, dei beni dello Stato e del patrimonio pubblico in generale, una interazione con i territori per far emergere queste specifiche, diciamo, identità territoriali e queste storie di cui lei parla, e poi anche quel tema dei campanili tecnologici, questo bando per promuovere un'iniziativa anche di carattere tecnologico che serve a dare copertura, diciamo, di rete, copertura tecnologica, una serie di servizi innovativi alle comunità territoriali, proprio per favorire questo tipo di disegno, diciamo, e di recupero di identità, diciamo, di cui il nostro paese ha tanto bisogno e ha una grande ricchezza. Infatti oggi ci sono testimonianze che Stefano illustrerà, diciamo, di Monsignor Andreatta, di altri religiosi, ma anche del sindaco di Assisi e del sindaco di Pontremoli,
che sono anche loro, diciamo, ci fa piacere sentirli perché danno molta anima e contenuto a queste nostre iniziative, proprio perché legano cammini di storia e di religione, che di esperienze, diciamo, religiose che hanno appunto caratterizzato il nostro paese. Grazie. Grazie. Antonio, grazie mille per l'intervento, molto molto piacevole sentire, insomma, come un cammino sia anche attraversare la storia, no? La storia di un posto, non solo dal punto di vista religioso ma anche economico, vedere come si è modificato un territorio, l'economia e quant'altro. Insomma, parlavi tanto del cammino, quindi credo ci hai invitato un po' tutti a immaginarci, no, in questo periodo in cui siamo spesso chiusi a un cammino. Mi fa piacere, ieri parlavo con Marco Tedeschi, mio amico Marco Tedeschi, presidente dell'Associazione Europea delle Francigene, e mi raccontava di come sta organizzando, in occasione, Marco, spero di non sbagliare, del ventennale dell'associazione, il cammino nell'estate prossima da Cantervoli a Santa Maria di Leuca. Non ci spaventiamo, non siamo chiamati a farlo tutto, insomma, però magari fare qualche tappa, insomma, credo sarebbe molto molto bello.